conduco un programma per Rai Italia e per Rai 2 che si chiama New York Canta, che è una manifestazione di un piccolo Sanremo degli italoamericani per mantenere viva la cultura italiana anche fra i giovani e le nuove, giovani generazioni che vivono all'estero. Quindi io mi metto sempre a disposizione volentieri perché sono, vedi, io ho sempre vissuto qui nel paese, anche se ho le mie abitazioni, nelle varie città dove insomma il mio lavoro si svolge in maniera più importante, ma però il mio legame alla tradizione, alla storia è una scelta di vita proprio, quindi per me difendere la cultura popolare italiana anche tra gli italiani nel mondo, anche tra le giovani generazioni è fondamentale. Senti Enzo, come stanno andando i lavori a questo albergo, a questo tuo progetto che riporta davvero le tue radici a questo punto anche imprenditoriali in questo territorio? Procedono molto molto bene, la prima fase sarà finita fra circa un mese, la seconda fase poi la completeremo per la primavera inoltrata del 2025, quando poi giovedì 11 settembre 2025 ci sarà la partenza del tour mondiale Pupo 70, festeggerò partendo da qui da Ponticino, dalla Country Family, festeggerò con un tour mondiale i miei 70 anni di età e i miei 50 anni di carriera e girerò un po' ogni angolo del mondo, della terra, a portare, si chiama Pupo 70 Music Party e tutto partirà da qui, da Ponticino, da questa nuova struttura.